guerra in Ucraina, una situazione veramente difficile per tutta Europa. Tu sei uno storico, se ci puoi fare il quadro della situazione, un po' perché è avvenuto questo e il retroscena storici. Il retroscena storici, dunque, per parlare di Ucraina è estremamente complicato, perché parliamo di uno Stato con una storia estremamente lunga, estremamente complicata, e ciononostante parliamo di uno Stato e di una nazione pienamente europea, in quanto figlia dei processi di nazionalizzazione avvenuti in tutta Europa, specialmente in Europa centrale e orientale, tra la fine dell'Ottocento, la seconda metà dell'Ottocento e l'inizio del secolo successivo. Quello che possiamo vedere oggi è il risultato delle lotte di potere avvenute nel corso degli ultimi 20 anni. E dall'altro però è anche il risultato del processo di autodeterminazione della nazione ucraina. Cosa significa? Questo significa, da un lato, che quello che stiamo vedendo oggi si pone a ultimo passo, ultimo capitolo di una storia che inizia, come dicevo prima, nella seconda metà dell'Ottocento, ossia nel momento in cui la nazione ucraina come nazione moderna si sviluppa. Si sviluppa diventando poi, proponendo un modello di nazione che diviene vincente dopo la Prima Guerra Mondiale, e riesce ad ottenere nel corso del Novecento una forma concreta, seppure per buona parte del Novecento l'Ucraina sia una Repubblica Federata Sovietica, e nel 1990-91 l'Ucraina diviene uno dei tanti nuovi paesi sovrani che escono che si formano dall'implosione dell'Unione Sovietica. Se inizialmente l'Ucraina ha una parabola come Stato molto simile a quella della Russia, quindi con un'oligarchia che di fatto gestisce il potere, a partire dai tardi anni 90 e dai primi anni 2000 avviene quel movimento di differenziazione nei confronti della Russia e di europeizzazione dello Stato ucraino. Movimento che porta alle rivoluzioni appunto dei primi anni 2000, pensiamo alla rivoluzione, alla cosiddetta rivoluzione arancione del 2004, e alla rivoluzione che porta alla cacciata di Yanukovych nel 2014. Tutto questo è un movimento che di fatto esprime la volontà di riforma, di novità del popolo ucraino, che non significa semplicemente un avvicinamento alla NATO, all'Europa, significa un rifiuto, il rifiuto di un determinato modo di gestire la cosa pubblica in favore di un modello aperto all'economia di mercato, aperto più refrattario alla presenza di monopoli e di monopoli oligarchici, che di fatto prepara l'Ucraina ad un percorso diverso, che esprime la volontà del popolo ucraino di un percorso diverso. La stessa elezione dell'attuale presidente è espressione di questa volontà. Noi abbiamo un presidente eletto poco più di, insomma, nel 2019, qualche anno fa, con una maggioranza schiacciante, una maggioranza che
tocca il 73% dei voti, in maniera uguale nelle varie parti del paese. Espressione di un dato che a parer mio è fondamentale, ossia che la differenza linguistica non necessariamente implica una diversa concezione dello Stato o una diversa identificazione nazionale dei soggetti, appunto, che parlano lingue diverse. Questa è una situazione comune ad altri paesi dell'Europa centro-orientale, spesso e volentieri una situazione che è difficilmente comprensibile da parte dell'Europa occidentale. È una situazione in cui l'identità linguistica è cosa diversa rispetto all'identità nazionale. Si può essere ucraini parlando russo, si può essere lituani parlando polacco, si può essere bielorussi parlando polacco. Tu hai accennato a una Ucraina che guarda a dei valori democratici, a un'Europa, e potrebbe essere questo il reale motivo dell'accanimento di Putin contro questo paese, più che l'allargamento della NATO e la sicurezza della Federazione Russa? Beh, io credo che l'allargamento della NATO sia più che altro una scusa utilizzata nel discorso pubblico da Putin. La democrazia rappresenta l'allargamento della democrazia, l'espansione della democrazia nei paesi vicini rappresenta di fatto un pericolo per un potere autocratico come quello di Putin. Guardiamo la Bielorussia. La Bielorussia è un paese che viene sostenuto di fatto dalla Russia, di fatto rappresenta un'espansione, un'appendice della Russia stessa, in cui il potere autocratico viene gestito, viene sostenuto proprio quale barriera nei confronti dell'Europa democratica e dei valori democratici. Io credo che la stessa cosa sia valida, lo stesso discorso sia valido per l'Ucraina. Avere un'Ucraina democratica, aperta a valori liberali, quindi un paese grande, importante, un paese ricco, aperto a questi ideali, rappresenti di fatto una bomba ad orologeria posta sotto la sedia di Putin, e questo appunto può essere uno, ed è sicuramente uno dei motivi per cui la Russia si è spinta in questa avventura ucraina. In questa situazione, tu vivi a Vilnius, i Baltici sono sicuramente in prima linea, diciamo. Qual è la situazione qui e cosa pensi possa accadere, anche se ovviamente è difficile sapere cosa possa accadere? Beh, i Baltici sicuramente sono più sensibili a quello che accade in Ucraina rispetto ad altri popoli, ad altre nazioni europee. Il Baltico si trova in una situazione, generalmente parlando, molto diversa rispetto all'Ucraina. Infatti Lituania, Lettonia ed Estonia sono membri dell'Unione Europea e membri della NATO. Questo significa che concretamente nel malaugurato caso di un attacco da parte russa, i Baltici sarebbero automaticamente difesi da parte della NATO. Ora, va sicuramente considerato che esistono due piani, il piano teorico, piano per così dire giuridico, e il piano reale. E se da un punto di vista formale i Baltici sono e rimangono e saranno sotto l'ombrello della NATO, è ad oggi comunque difficile dire con certezza quale, o meglio quantificare con precisione le dimensioni di un eventuale intervento difensivo da parte della NATO. E questo ha non solamente per questioni di chiamiamola opportunità, ma anche per questioni strategiche.
esiste un punto di particolare criticità all'interno della mappa geografica della NATO, e questo è il corridoio di Suwałki. Il corridoio di Suwałki, ossia quella striscia di terra che va dalla Bielorussia a Kaliningrad, potrebbe essere tecnicamente occupato dalla Russia, tagliando quindi il Baltico dal resto d'Europa nel giro di non più di 3-4 ore. E questo di fatto è un elemento che potrebbe eventualmente mettere alla prova la NATO e la capacità di intervento della NATO. Questo del resto rimane uno scenario, Dio voglia, solamente teorico, solamente ipotetico, e purtroppo ad oggi solamente il tempo ci saprà dire se quello ucraino rimarrà una triste realtà e per i baltici un incubo, o si materializzerà in una minaccia più concreta e purtroppo dolorosa.